Salve ragazzi, è finito da qualche 20 minuti il derby d'Italia che ha sanciso la vittoria per 3-2 sui nerazzurri. Una partita molto bellissima, giocata da tutte e due le squadre. Qua, diciamo un Inter buono, un Inter anche un po' spregona, Lorenzo un po' anche spregona. Guardate alcune azioni dell'Inter. Perisic, guardate, qua veramente ci siamo spaventati. L'Inter veramente si è portato in vantaggio con Dabskos, poi pareggio di Icardi, che poi raddoppio vantaggio dell'Inter con Andrea Barzagli, autogol, poi autogol dell'Inter con Skriniar, e poi all'86esimo cosa, calcio di punizione, e il Gonzalo Pipita porta in vantaggio la Juventus per 3-2 e riapre il campionato. Non allontana i partenopei. Questo è il gol annullato ad Maruti, si è annullato, che ciao, ci stava il gol da annullare, 10 gialli, e guarda qua, questo è il pareggio di Mauro Icardi. Contro la Juventus. In 10 uomini l'Inter riapre la partita. Tredicesimo, l'Inter Grande continua a Inter, spingere potete buona giocata, una bella se io ne sto una bella partita giocata da entrambe le squadre fortissime, perciò non posso dire niente alla Juve. Guardate qua che gol che si è dimorato il Pipita, e qua veramente ha fatto un busto lire. Ah, qua c'è il vantaggio del nerazzurro. Barzagli, calcio d'angolo, era una bella partita, 2-1. Ora è entrato Bernardeschi, guardate la grande parata di Handanovic. Come ha fatto per spaventare Icardi. Guardate, 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 guardate. Ecco il gol di Quadrato. Questo risultato, la Juve ha vinto 3-2 contro i nerazzurri, fortissima, comunque una bella partita. Lo studio lo caricherò domani. Ciao, buonanotte a tutti, anzi buongiorno a tutti, la gioia di Maruti di tutti. Ciao, siamo a 4 punti d'ora sul Napoli, speriamo che domani la Fiorentina, oramai la Fiorentina oggi fa un buon risultato. Ciao ragazzi, ok, alla fine, crediamoci.